Ciao a tutti ragazzi, buona domenica e bentornati sul canale con le news della settimana. Il secondo appuntamento, a dir la verità, negli ultimi giorni con le news, perché quella appena trascorsa è stata una settimana veramente molto intensa per quanto riguarda gli annunci di Hot Toys. Tutti annunci dedicati al brand di Star Wars. I primi tre, di cui ho già fatto un video che trovate sul canale, sono Darth Revan, Starkiller e BT-1. Il giorno successivo a questi tre, Hot Toys scatenata ne ha fatti immediatamente altri tre. E su questo, ragazzi, ho un bel po' di cose da dire. Sarà un video forse leggermente polemico, come molti degli ultimi purtroppo, però Hot Toys ultimamente sta dando molto di cui discutere. Quindi non perdiamo altro tempo, andiamo a vederli insieme. Sono ovviamente, come al solito, sul sito di Hot Toys. E come possiamo vedere, appunto, gli ultimi annunci appena fatti sono Darth Revan, BT-1 e Starkiller. Intanto andiamo a vedere proprio uno degli ultimi tre, che è lo Stormtrooper. Stormtrooper che è stato già rilasciato, quindi annunciato e rilasciato il 27 aprile, quindi ieri, ok? E non è altro che una ristampa dello Stormtrooper uscito qualche anno fa. Non vi so dire in particolare quale novità incredibili ci siano, io credo che sia solo una ristampa, forse cambiato leggermente nelle proporzioni, ma credo nemmeno quello. L'unica vera novità è questo background con appunto il wall della Morte Nera, praticamente, che è illuminato a LED. Il resto è uno Stormtrooper, farà felici molti di voi o molte persone appunto che non hanno magari avuto l'occasione di recuperare uno Stormtrooper nella propria collezione. Beh, adesso magari è l'occasione giusta. Se non fosse che questo pezzo è ovviamente un pezzo in edizione limitata. Perché andiamo a leggere, appunto, sarà disponibile dal 27 di aprile soltanto in mercati selezionati. Non c'è scritto un numero, almeno un numero di pezzi, ma comunque sarà in edizione limitata. Parliamo del Movie Masterpiece 736 di 30 cm, 30 punti di snodo. E come vedete qui c'è scritto secondo quarto, terzo quarto del 2024, ma in realtà è una release bella e fatta. Non vi sto a leggere gli accessori né niente perché comunque è un normalissimo Stormtrooper, ragazzi, con diverse paia di mani intercambiabili, il solito blaster e in più c'è appunto, come vi dicevo, il wall panel, cioè lo sfondo con appunto il pannello della Morte Nera che è illuminabile a LED, questa volta non in USB, ma con le batterie, quindi vecchio metodo per intenderci. Quindi questa già è la prima cosa, l'ennesimo ovviamente riciclo da parte di Hot Toys, un'edizione limitata per lo Stormtrooper e va bene così. Andiamo avanti con il secondo pezzo, un altro ovviamente riciclo, anche questo in edizione limitata. Il comandante Cody nella sua Chrome version, versione cromata. Quindi cosa hanno fatto questi geni? Hanno preso il comandante Cody, gli hanno dato una spennellata di cromatura e hanno fatto la vendita. Ora, io ragazzi lo so che magari sono sempre polemico, eccetera, eccetera. Ok, molti di voi saranno d'accordo con me, molti altri no, ok. Ma ragazzi, il comandante Cody, io ce l'ho in collezione e ho avuto la fortuna di poterlo recuperare e non è stato nemmeno troppo economico. È richiesto da tantissima gente. È richiesto da tantissimi che appunto non riescono a reperire il comandante Cody e vogliono una riedizione. Ok, Hot Toys, fanne una regolare, fai una riedizione a una 2.0, questa roba qui. Ok, sarà molto gradita magari da qualcuno, sono delle edizioni limitate di particolari eventi, come in questo caso dello showcase dedicato al lato oscuro, d'accordo, però ancora una volta edizione limitata, massimo 2500 pezzi e come vedete appunto serve per commemorare l'evento The Power of the Dark Side.
Abbiamo già visto in passato altri pezzi del genere, sempre cromati, abbiamo visto gli Stormtrooper, abbiamo visto i cloni, abbiamo visto gli Stormtrooper anche dorati, insomma, diverse cose legate a particolari eventi. Però ecco, sono quelle cose che a me personalmente fanno storcere un po' il naso e fanno pensare che magari il comandante Cody, visto che è un pezzo così richiesto, avreste potuto fare una 2.0 e accontentare tantissime persone. Comunque, fatemi sapere come sempre la vostra qui sotto nei commenti, senza attaccarmi o aggredirmi se possibile. Quindi abbiamo comunque qualche dettaglio, e anche questo è stato rilasciato il 27 aprile, quindi questa seconda wave di annunci della settimana sono tutti annunci rilasci in realtà. Movie Masterpiece 734, sempre 30 cm di altezza e 30 punti di snodo, avremo gli elmetti, i caschi della fase 1 e della fase 2, avremo sempre varie mani intercambiabili e avranno più che altro il blaster, il jetpack, le stesse cose che trovavamo nel comandante Cody, ok? Avremo due tipi di blaster. Quindi, anche in questo caso, purtroppo, soltanto in edizione limitata e soltanto per mercati selezionati. Qui, come potete vedere, appunto, c'è la basetta è molto carina, devo dire, esagonale, questa volta quindi differente, però non è nient'altro che appunto il comandante Cody cromato. Però ragazzi, se le cose fino adesso vi hanno sorpreso almeno quanto me, quello che sto per dirvi adesso sarà ancora peggio, almeno per quanto mi riguarda. 000, per intenderci il C3PO, passatemi il termine per i veterani di Star Wars, praticamente mi attaccheranno, ma diciamo il C3PO del fumetto servo di Darth Vader, per semplificarla a chi non lo conoscesse, accoppiato con BT-1. Molto figo, molto, anche qui l'ennesimo riciclo, passatemi il termine. Cromato, cioè argentato eccetera, con questi occhi rossi un po' a rappresentare diciamo il lato oscuro, classica basetta come possiamo vedere, nulla di troppo diverso da quanto abbiamo già visto con C3PO. Dove mi vado a scandalizzare non è tanto su quello raga, ma sul fatto che anche qui vedete utilizza le scariche elettriche, insomma vari altri accessori eccetera eccetera. Molti l'hanno definito il droide Edward Mani di Forbice. Vabbè, a parte questo, anche questo è uscito già il 27 di aprile e sarà in edizione limitata per 2000 pezzi e soltanto per mercati selezionati. Ora, è stato annunciato il giorno prima BT-1 non sarà in edizione limitata, sarà disponibile per chiunque, quindi anche per noi qui in Europa, e uscirà, abbiamo visto, nel 2025, non ricordo adesso se è il secondo o quarto 2025, comunque vabbè. Quindi voi mi state dando la possibilità di prendere BT-1 e 000 me lo mettete in edizione limitata, quindi tutti quegli stronzi che vorranno fare la coppia BT-1 000, e magari appunto come noi europei, magari in edizione limitata sarà molto più difficile aggiudicarsi uno 000, quindi praticamente non potranno completare la coppia. E questa cosa secondo me è proprio di cattivo gusto, cioè non ha proprio senso, non capisco proprio questa mossa, non l'ho proprio capita da parte di Hot Toys. Quindi ditemi anche voi che cosa ne pensate, o probabilmente l'hanno fatto proprio per venderne di più, prima hanno annunciato BT1 e il giorno dopo 000 in modo tale che la gente si fiondasse sul prenderlo per potersi aggiudicare la coppia, non lo so raga, e non lo so, è inutile. Comunque sarà una, ovviamente in diecast, CMS 016 diecast 58, 29 cm, 26 punti di snodo, è già uscito, quindi vi dicevo, il 27 di aprile, quindi ieri, e niente, limitato a 2000 copie. Poi ragazzi, abbiamo i soliti accessori che abbiamo visto anche in foto, quindi niente di particolare, è un C3PO come gli ultimi che abbiamo visto ultimamente, con qualche accessorio in più, ok? Poi un'altra piccola novità, appunto è già partito da ieri l'evento ad Hong Kong,
dedicato al lato oscuro, sono state diffuse molte immagini che volevo vedere insieme a voi, se ci consente la connessione. Sono un po' tante, ragazzi, però quello che mi interessava farvi vedere era l'immagine di questo mezzo, perdonatemi ma non ne ricordo il nome, intanto è andato avanti da solo, vi chiedo scusa. Questo qui con il nostro, con Ahsoka a bordo, ovviamente il nostro Anakin sullo speeder bike con la sua faccia da piacione, bellissima tra l'altro la disposizione, quindi quello potrebbe essere un futuro annuncio, non lo sappiamo. E poi, se riesco a ritrovarlo, qui abbiamo intanto qualche immagine di Darth Revan, di Starkiller, qui appunto l'accoppiata BT1000, il codice cromato, quindi il nuovo Stormtrooper, tutti i nuovi annunci. Qui abbiamo l'Umbra, anche la serie Ahsoka, insomma sono bellissime queste immagini, queste doll esposte. Comunque è stato annunciato, è stato fatto vedere anche lo Starfighter con a bordo Anakin di Clone Wars e R2-D2. Questa era un'immagine che era stata fatta vedere già diverso tempo fa, di cui però poi erano sparite le tracce. Quindi si spera e si pensa che verrà a breve annunciato anche quello, anche un mezzo appunto dedicato a Star Wars, e sarebbe veramente fighissimo. Fatemi sapere come sempre voi se l'aspettate, cosa ne pensate. Intanto, per concludere il video, siamo qui sul Colosso dei Nerd, dove c'è qualche novità di rilievo. Abbiamo già visto qualcosa nel video uscito già in settimana. C'è qualche altra novità, come ad esempio le Sage Figures di Jar Jar Binks, già disponibili in pre-order. Poi qualche gadget, qualche elemento per le tartarughe ninja per il 40° anniversario, che sono una figata, ragazzi. E poi Figuarts Zero, che sta dando il meglio di sé con queste figure incredibili che vale la pena andare a guardare. Nonché Phoenix della Midcloth X, che davvero sembra un pezzo bellissimo. Quindi raga, non mi resta che invitarvi a fare un giro sul Colosso dei Nerd per vedere che cosa ha da offrire il sito, perché c'è davvero un sacco di roba. Detto questo, raga, io ho già detto la mia più di una volta su questi ultimi annunci e su quello che penso dei primi tre che sono stati fatti nella giornata di lunedì, se non mi sbaglio, quindi Revan, BT1 e Starkiller. Fatemi sapere la vostra, già con alcuni di voi ho parlato in privato della cosa e sono contento di aver riscontrato che molti sono d'accordo con me, però sono aperto al dialogo da questo punto di vista. Fatemi sapere che cosa ne pensate, raga, e se e che cosa avete intenzione di preordinare di questa roba che è stata appena annunciata. Nulla, non c'è nient'altro da fare, purtroppo è un periodo un po' così per Hot Toys, secondo me, un po' negativo, forse è stato sempre così, non lo so, però ultimamente sto vedendo delle cose che non mi stanno per niente piacendo. Detto questo, ragazzi, io come sempre vi saluto, fatemi sapere anche quali altri annunci state aspettando, cosa vi aspettate dalla settimana entrante, come al solito. Non mi resta che salutarvi, augurarvi ancora una buona domenica e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi, a presto!